Piccoli imprenditori è un progetto alla seconda edizione che ha l'obiettivo di divulgare la cultura d'impresa anche come recupero sociale in realtà a rischio. La prima edizione è stata realizzata nel 2010 su impulso di Gianni Lettieri, allora presidente dell'Unione degli Industriali di Napoli. Oggi raccoglie quasi 1000 piccoli studenti di diverse classi di elementari e medie di 3 grandi scuole della periferia napoletana ed intende premiare una selezione di idee e progetti imprenditoriali sviluppati dai bambini. Promosso da Fare Città e Tutti per, associazioni culturali, a partiti che senza scopo di lucro, il premio Piccoli Imprenditori nasce come progetto sperimentale che ha come obiettivo la familiarizzazione della figura dell'imprenditore tra gli alunni di alcune scuole primarie e secondarie dell'area metropolitana di Napoli, considerando la cultura d'impresa materiale di significativo interesse e stimolo per le nuove generazioni. L'obiettivo è stato fare formazione e promuovere la cultura dell'imprenditorialità nei giovanissimi. Dopo aver lanciato il concorso in 13 classi di diverse scuole di Napoli ed aver seguito insieme agli insegnanti, dei presidi, gli studenti nell'ideazione e creazione di progetti imprenditoriali, saranno premiati i progetti più interessanti ed originali dal punto di vista imprenditoriale. Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per le idee più originali, per quelli che tengono maggiormente in conto i temi dell'ecologia e della sensibilità sociale. La premiazione rappresenta il momento conclusivo di un percorso nato qualche mese fa. Lo scopo è anche quello di dare una mentalità nuova alle famiglie e ai bambini. I bambini da noi crescono con la mentalità di ricercare il posto fisso perché i genitori trasmettono questo stress del posto fisso. Con il posto fisso non si risolvono i problemi del mezzogiorno. Siccome fare l'imprenditore, lo posso testimoniare personalmente, è una cosa straordinaria, i bambini devono fare impresa. Ogni impresa crea un numero di posti di lavoro, ogni posto fisso crea un solo, risolve un solo problema del posto del bambino.